ragazze, sono tornata con un altro tutorial e il trucco che ho realizzato è questo smoky sui toni del viola, blu e celeste. E niente, la parte iniziale del video la sto registrando con la webcam proprio per farvi vedere che tutto questo tempo purtroppo io ho creato dei bei trucchi, perlomeno al mio occhio erano bei trucchi, ma la webcam non valorizzava proprio al massimo i colori. Infatti la seconda parte del video l'ho registrata con la videocamera e vedete proprio che il trucco ha un diverso effetto e comunque sia è molto più bello. Se mi vedete scura è perché ho iniziato a fare le lampade. E niente, che altro dire? Mi siete mancate tutte, ragazze. Sono stata. Cioè, non ho fatto video, mi sembra, per 5 giorni. Beh, mi siete mancate proprio tanto e mi ha fatto piacere sentire l'affetto che provate nei miei confronti, ecco. Un'ultima cosa, per questo smokey ho utilizzato la palette della Friulen 38, quindi i colori non ve li ho fatti vedere, ma potete utilizzare un qualsiasi blu, viola o celeste. Sulle labbra ho il Science Germany di MAC, il mio preferito, ma comunque sia dopo credo che utilizzerò il Viva Glam, sempre di MAC, dell'edizione di Lady Gaga. E niente, il color nude, che penso sono stata un po' abbastanza pesante sugli occhi, vado un po' a ricompensare sul labbra. Niente ragazzi, spero che il tutorial vi piaccia, fatemi sapere nei commenti, spolliciate e iscrivetevi al mio canale. Un bacione a tutte, ciao ragazze! Sulla palpebra mobile dell'occhio ho applicato la Primer Potion. Dopodiché, come primo colore, vado ad utilizzare un blu. Ok? E lo vado a stendere nella prima parte dell'occhio. Prima faccio una passata e poi riprendo un altro po' di prodotto e presso il colore in modo tale che l'effetto sia di colore più carico, sia più pigmentato, cioè si vede che sia un colore pigmentato, ecco. Non so se mi sono spiegata, però vabbè. Cioè volevo l'effetto di un trucco abbastanza carico, ecco. E qui faccio come se fosse un effetto a scaletta. Vede? Tipo scaletta. Dopodiché vado a prendere un altro colore, il viola. Questo viola qua. Molto molto acceso. Scusate, non riesco a... Ah, ok, così. E lo vado a mettere su questa parte qui. Dopodiché se bagnate il colore risulterà più acceso. Stavolta riprendiamo per l'ultima volta il viola e lo picchiettiamo, così che il colore rimane più impresso. Come ultimo colore, semi-ultimo diciamo, penultimo ecco, come penultimo colore che andiamo a prendere, che darà la sfumatura, è un celeste molto chiaro. E lo andiamo ad applicare qui sopra. Dopodiché lo passiamo così e diamo una leggera sfumatura. Dopodiché scusate, ma non vedo granché bene cioè non ho mai fatto video con la videocamera, quindi non mi so rapportare e l'occhio si sposta, non so far vedere, non riesco a trovare le parole adatte.
Scusate, insomma. Devo prenderci ancora l'abitudine. Quindi abbiamo sfumato l'azzurro. Dopo che l'abbiamo sfumato con il viola, possiamo riandare a dare un'altra ritoccatina con l'azzurro, solo per lasciarci impresso il colore. E come ultimo colore che andiamo ad utilizzare, prendiamo un vaniglia, un panna, comunque sia un colore che faccia da illuminante. E lo mettiamo sotto l'arcata sopraccigliare. Dopodiché andiamo a applicare una matita all'interno dell'occhio. Ok, so zozzata l'occhio. Boh, io vedo zozzo. Ah, ho zozzato la lente. Dopodiché prendiamo un eyeliner in gel. Io ho questo qui della Kiko, che è veramente molto buono. Infatti, se potete, se vedete, ne ho usato parecchio. Prendiamo un altro pennellino, proprio questi qui con la punta obliqua, proprio i pennellini d'eyeliner, e andiamo a tracciare una riga sottile. Aspettate, ho preso poco colore. Ok. Dopodiché vado ad applicare le ciglia finte. Come applicate le ciglia finte, come ultimo passaggio vado ad applicare un po' di mascara. Lo passo da sotto verso sopra, non però toccando pienamente le ciglia finte, quindi diciamo solo all'inizio qui delle mie, per farle aderire con la ciglia finta. Ok, e poi lo applico un pochino sotto. Ok ragazzi, il look degli occhi è finito. Spero veramente tanto che vi piaccia. Se avete visto che differenza tra la videocamera e la webcam, dalla videocamera ti fa vedere anche i peli in eccesso nelle sopracciglia. Vabbè, a parte questo, e che altro dire? Spero di non avervi fatto impazzire, che mi muovo sempre con sto occhio, ma non riuscivo proprio a regolarmi con la videocamera. Sono abituata a guardarmi qui, che bene o male mi vedo, mi sposto, mi coso, però comunque sia così non si poteva stare, perché non si sente neanche bene l'audio, e i colori non sono nitidi, quindi diciamo mi devo un po' abituare alla videocamera. Spero che questo trucco vi sia piaciuto. Vi lascio. Ciao ragazze!